Grazie di essere con noi per presentare subito quella che è una gara già molto delicata, però la prima domanda è d'obbligo, prime sensazioni in questi primi giorni fanesi? Beh, come i primi giorni di scuola, vedo una squadra determinata e vogliosa di riscattare i risultati negativi delle ultime settimane. Non nascondo che qualche problemino ce l'ha, però questi d'altronde non mi avrebbero chiamato se qualche problemino non avesse una squadra, quindi credo che in questo momento la cosa importante sia fare risultati, ritrovare una grinta e una compattezza di gruppo, che è la cosa più importante. Ecco, lei ha detto subito una cosa importante, ha detto ho trovato una squadra determinata, qua diciamo che si è visto forse tutto tranne che la determinazione fino a martedì, forse può essere stato questo un segnale, quindi lei ci conferma che la squadra, anche perché comunque è composta, è vero, da tanti giovani interessanti ma anche da qualche giocatore d'esperienza, la squadra ha comunque grinta o mentalmente l'ha trovata scarica? Oddio, un po' demoralizzata l'ho trovata, perché quando non vinci da un po' di tempo, quando cambiano un allenatore, penso che sia una cosa fisiologica in un gruppo, però pian piano, giorno dopo giorno, sto vedendo una squadra che comincia a rendersi conto del momento, perché qui non è che possiamo dire adesso arriva un allenatore nuovo, la bacchetta magica. Io nel corso della mia carriera, prima da calciatore e poi da allenatore, non credo che ci sia nessun allenatore in grado di avere la bacchetta magica. Questo, l'unica cosa che vedo una squadra che è consapevole del momento e che sa benissimo che per raggiungere l'obiettivo salvezza l'Alma ha bisogno di 14 punti, secondo me 14-15 punti che dobbiamo assolutamente trovare in queste 10 partite, che al di là dei moduli, al di là di chi gioca, la cosa importante è lo spirito di gruppo. A proposito di moduli, mister Romiccioli in questi mesi le ha provate tutte, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2, 4-2-4, a tratti qualche volta anche 4-5-1, quali sono le sue caratteristiche, come intenderà affrontare la gara di Celano, comunque qual è l'impronta che lei di solito vuol dare alla sua squadra anche in virtù di quelle che sono le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione? Guardi, per esperienza personale da calciatore e un po' da allenatore, posso dire che se uno inizia il ritiro precampionato impostando la squadra in un modo, allora potremmo star parlando di un modulo predefinito. In questo momento credo che la cosa importante sia mettere i giocatori nelle condizioni di rendere al meglio. Io non credo che sia una questione di modulo. Io nel corso della mia carriera ho avuto la fortuna di avere allenatori che l'hanno fatto tutti i moduli, e non era importante il modulo, la cosa importante credo che fosse la determinazione e la volontà, e a maggior ragione in questo momento dove a 10 partite alla fine per me la tattica conta poco, conta ma non è determinante. In questo momento conta essere una squadra corta, aggressiva, determinata e vogliosa di raggiungere l'obiettivo. Poi è normale che per riempire i giornali bisogna anche scrivere 4-3-3, 4-4-2, ma ribadisco quello che ho detto alla squadra. Adesso conta lo spirito più che i numeri che vediamo scritti. Quindi in questo momento cerco di dare certezze. L'unica certezza che posso dare è che i difensori di rete saranno 4 sicuramente. Poi per il resto giocherà chi ha più gamba, chi ha più voglia. Certo, abbiamo qualche problema negli under, quindi un paio squalificati, qualcuno infortunato, qualcuno che come Favo, che io non ho mai visto allenarsi, perché da quando sono tornato non l'ho mai visto sinceramente quella rappresentativa. Quindi diciamo che in questo momento il modulo sarà fatto anche in base agli under pronti per giocare domenica pomeriggio. E staremo ovviamente a vedere, ci sono degli obiettivi da conquistare, che il primo ovviamente è la salvezza e scongiurare i play-out, poi c'è anche una piazza da riconquistare, ma di questo magari parleremo nelle prossime settimane. Scaduto il tempo purtroppo a nostra disposizione, comunque avremo modo di tornare ad aggiornarci con mister De Angelis, che intanto ringraziamo. Mister, benvenuto ancora a Fano e tanti in bocca al lupo per Celano. Crepi il lupo, arrivederci a tutti.